Benvenuti ragazzi, oggi visiteremo due dei più grandi allevamenti di bufala d'Italia, in particolar modo per la produzione del latte. Guardate questo capannone, è veramente immenso e questa è una delle tante strutture. Qua si possono vedere le bufale che stanno mangiando. Che cosa mangiano? Mangiano un ottimo insilato. Allora ragazzi, adesso parliamo anche della carne della bufala. Questo perché? Perché tutti vedono queste bufale belle in salute, grassottelle, e pensano che la carne sia molto grassosa, con molta infiltrazione di grasso, e questo non è vero, perché la bufala, a differenza della vacca e del bovino, accumula il grasso all'esterno del muscolo. Quindi non c'è l'infiltrazione di grasso all'interno dei tessuti e all'interno delle fasce muscolari, ma avviene all'esterno. Quindi la carne è compatta, tenera e gustosa, e asciutta, ma dal sapore veramente eccezionale. Allora ragazzi, ho messo il video in loop. Perché? Perché siamo stati fortunati. Due bufale della stessa età mangiano vicino, ma sono due bufale di razze diverse che hanno delle chiare differenze morfologiche. Adesso ve le riassumo brevemente. La prima, quella che ha le corna meno curve, è una bufala mediterranea, la varietà campana. Si può anche vedere la testa più sottile, meno tozza, mentre l'altra, con le corna più incurvate ad uncino, con la testa molto tozza e grossa, sembra un mattone la testa, è una razza di origine indiana che si chiama Muraha, Muraah. È una razza indiana per la produzione da latte. In realtà, come la bufala mediterranea, sono due razze anticamente a triplice attitudine. Che cosa vuol dire a triplice attitudine? Che erano prima per la produzione da lavoro, per la produzione di carne e per la produzione di latte. Adesso si può proprio vedere la bufala, l'ho inquadrata anche in maniera più grossolana, quindi in maniera ampia, si può vedere anche il resto del corpo. La bufala di razza indiana, Muran, è molto più tozza, è molto più robusta, è molto più corpulenta, mentre la razza, come un barile, mentre la razza italiana è molto più fine e definita. Infatti ragazzi, la razza italiana, quindi la bufala mediterranea, è una sottospecie del Bubalus bubalis, che è una macrocategoria dove appartengono un sacco di razze di bufale. So che il discorso è stato abbastanza tecnico, però è anche bene capire le differenze morfologiche. Allora ragazzi, adesso parliamo un poco della bufala. In particolar modo, quanto latte produce una bufala al giorno? Produce all'incirca 9 litri di latte e ha una percentuale di grasso tra l'8 e il 16%, una percentuale di proteine nel latte del 4,67% e la percentuale di lattosio del 4,5%. La resa casearia è superiore rispetto alla resa del latte vaccino. Allora ragazzi, in questa scena vi mostro le bufale che procedono in maniera spontanea e naturale alla zona mungitura. Sono proprio loro che quando sentono la necessità di essere munte, si avvicinano e seguono il corridoio e vanno nella zona della mungitura
meccanica. Quindi questo è il benessere animale. Non ci sono delle ore dove l'animale viene munto dall'addetto, ma è la mucca, la bufala in questo caso, a scegliersi a che ora vuole essere munta. Infatti queste qua sono le bufale che stanno in coda. Dall'altro lato, come si può vedere nel video, ci sono le bufale che mangiano, quindi non vogliono essere munte in questo momento. Guardate, qua ci sono le bufale che stanno per i fatti loro e dall'altra parte ci sono quelle che vogliono essere munte. Come sono intelligenti gli animali. Allora, parliamo adesso del latte. Una bufala produce 9 litri di latte al giorno, con una percentuale di grasso fra l'8 e il 16%. La percentuale di proteine è del 4,67%. E il lattosio contenuto al suo interno è il 4,5%. La resa casearia è maggiore rispetto a quella del latte vaccino al latte di mucca. Qua si possono vedere dei bellissimi bufalotti che si trovano nella fase di svezzamento. Adesso parliamo dei piccolini, i bufalini. Partiamo dall'inizio. Allora, questi che si vedono come prima cosa sono bufali già svezzati, quindi che hanno all'incirca dagli 8 ai 10 mesi. Questo perché? Perché il bufalo nasce, entro 12 ore deve assumere il colostro dalla madre e la madre gli dà l'imprinting. Che cos'è l'imprinting? Gli dà delle informazioni di base per poter sopravvivere, degli stimoli, sia per attivare l'organismo del cucciolo, del bufalo, e sia delle regole di comportamento per poter interagire con gli altri animali e per sopravvivere nell'ambiente e non essere attaccato dai predatori. Quindi un insieme di regole. Quindi il bufalo allatta e piano piano avviene lo svezzamento, cioè passare dal latte al cibo normale, quindi dalla digestione monogastrica alla digestione poligastrica. Perché monogastrica e poligastrica? Perché noi umani abbiamo un solo stomaco, mentre i bovini o i zebuini, come il bufalo, la mucca, hanno più stomaci. E quando sono piccoli che allattano ne utilizzano uno che si chiama monogastrici, per questo si chiama monogastrico. Nella fase di svezzamento incominciano ad attivare gli altri stomaci che per avvenire la ruminazione, quindi ve lo sto spiegando molto semplicemente in maniera elementare. Con lo svezzamento si attivano gli altri stomaci dell'animale e l'animale smette pian piano di bere il latte e passa all'alimentazione normale, quindi fieno, foraggi, mangime, quello che si mangia in natura, quindi un classico bovino, un classico bufalo, l'alimentazione normale. Quindi fino al 7° mese lo svezzamento ancora non è completo. Come avviene lo svezzamento? Avviene che quindi dal 15° giorno di vita, gli allevatori incominciano a conferire delle piccole quantità di cibo al bufalo, al bufalotto, quindi al latte, e incomincia a mangiucchiare qualcosina. La stessa cosa anche con l'acqua, quindi già dalla seconda settimana gli viene messo l'abbeveratoio con l'acqua, quindi beve il latte, mangia un poco e beve. Con il passare del tempo la quantità di latte che berrà in una giornata diminuisce e aumenteranno il quantitativo di foraggio e di fieno. Ovviamente, dato che la bufala produce il latte, più latte si berrà il bufalotto e meno latte avremo per la mozzarella. Quindi in allevamento si cerca di svezzare il prima possibile gli animali,
per avere un quantitativo maggiore di latte per poter effettuare quindi tutti i prodotti e tutti i lavorati. Bene ragazzi, ci troviamo alle conclusioni. In questo video abbiamo visto vari tipi di allevamento della bufala a livello brado, a livello semibrado, a livello intensivo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube e attivate le notifiche. Tutti i prodotti ve li lascio in descrizione, anche il link del mio sito per poter approfondire il discorso. Ovviamente non possiamo dire tutto in un unico video. Se il video vi è piaciuto, approfondiremo ancora di più il discorso anche sul canale YouTube. Ciao!